Questa ricetta serviranno 6 tuorli, 60 g di zucchero, 100 g di farina, 30 g di fecola di patate, buccia grattugiata di un limone, 6 albumi, 40 g di zucchero. In più per la copertura utilizzerò zucchero a velo e zucchero semolato quanto bastano. Inizio la preparazione versando negli albumi 40 g di zucchero. Lavoro con le fruste elettriche fino a quando saranno belli gonfi e spumosi. Nei tuorli aggiungo i 60 g di zucchero e la buccia grattugiata del limone. Lavoro sempre con le fruste elettriche. Ottengo una massa stabile. Incorporo a mano e poco alla volta gli albumi montati. Infine unisco poco alla volta la farina e la fecola setacciati. Amalgamo dal basso verso l'alto delicatamente con la spatola in silicone. Ottengo un composto gonfio e spumoso. Ho inserito il composto nella sacca poche, taglio la punta di circa 2 cm, formo i bastoncini sulla carta da forno. Copro la superficie con lo zucchero semolato e quello a velo. Metto in forno già caldo e statico con la porta leggermente aperta a 200 gradi per circa 7 minuti. Questi savoiardi sono proprio eccezionali e meravigliosi. Servono pochi e semplici ingredienti per un risultato splendido. Provate la mia ricetta e fatemi sapere. Un abbraccio, amici, e a presto!